E ben ritrovati di nuovo su Review You, come promesso un'altra video recensione a tema prodotti pesca in apnea e non solo. Si tratta di calzari della marca Cressy, non è il primo prodotto che recensisco sempre della Cressy, ho recensito di recente le pinne piccoline marcate sempre Cressy Agua, queste qua, andatevi a vedere la video recensione, come anche altre pinne e una muta appunto per estiva, per fare apnea. Devo dire che questi calzari li ho trovati ad un prezzo davvero modico su Amazon, vi lascio il link in descrizione come sempre. Cressy non mi sponsorizza niente, anzi ben venga magari, e quindi è soltanto una mia condivisione dei prodotti che vado a provare, comprare per me e testare. Quindi se vi va di supportarmi iscrivetevi, lasciate un like o se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Andiamo a vedere da vicino questi calzari, non voglio dilungarmi troppo. Come vedete sono in neoprene, è tutto un neoprene, c'è una cucitura che va sulla base, sale, ripercorre tutto il piede e poi c'è un'altra cucitura che passa di lato. Il marchio, la taglia, io ho preso un M, un 42 di piede più o meno, e quindi vanno benissimo. Perché l'ho presi? Non tanto per sono identici dentro, quindi non cambia veramente niente. Vado anche a misurarvi lo spessore, giusto per farvi vedere. Sono all'incirca, non so se si vede bene, comunque un 4-5 mm di spessore. E perché l'ho presi? L'ho presi semplicemente perché vanno a tenere un po' i piedi caldi dal freddo, lo stesso discorso sulla muta da sub, fanno un po' è sempre quel ragionamento, tengono la temperatura corporea più o meno, e quindi li vado a inserire e poi li metto abbinati con le pinne, che siano queste o che siano le altre. E devo dire che è una bella combo. Ovviamente c'è chi le usa anche per altri scopi, ad esempio fare, non so, beach volley, quindi per non scottarsi i piedi, o altri utilizzi. Comunque devo dire che è un neoprene abbastanza, cioè non ha una copertura, una resistenza in gomma eccetera, quindi è questo, è semplicemente una calza, ecco, per dirvela in modo proprio terra terra. Come vedete, utilizzandole anche camminando su alcuni scogli un po' ci sono i segni, però non è quello l'utilizzo pensato. Se volete invece un calzare dove è rinforzato eccetera, allora quello è un altro discorso, un altro tipo di prodotto che potete sì abbinare a delle altre tipo di pinne, però ecco, quello là ha tutta la base rinforzata eccetera, ma è un altro prodotto. Questo è semplicemente una calza in neoprene per evitare la dispersione del calore corporeo, che vado a abbinare con una mia pinna, mi fa anche un po' di spessore per non traballarmi, non che mi ballasse, ma e poi mi va appunto ad aiutare per il motivo che vi ho appena detto. Se vi interessa il prodotto vi lascio il link in descrizione, così potete guardarlo, farvi un'idea, e se avete qualsiasi domanda, come dicevo all'inizio, non esitate a pormela. Alla prossima video review.